tema anche contrastato di questa campagna elettorale pescarese è il tema della Grande Pescara. Ecco, allora ricominciamo il giro da Erika Alessandrini. Qualora diventasse sindaco di Pescara, in che tempi e se si realizzerà la Grande Pescara? È già tardi, abbiamo già perso forse troppo tempo, quindi assolutamente dall'inizio della nostra amministrazione, qualora sarò sindaco di Pescara, ovviamente si dovrà lavorare per riunire le forze. È veramente il caso dell'unione che fa la forza, i servizi per i cittadini dovranno essere messi a sistema. Gianluca Baldini. Ma sono forse l'unico, anzi no, sicuramente l'unico assolutamente contrario alla fusione, e ho espresso diciamo chiaramente quali sono le questioni che abbiamo sollevato. Intanto non vedo l'utilità di fare una città grande quando sia secondo il Sole 24 Ore che secondo Italia Oggi nella classifica delle città più vivibili d'Italia sono tutte più piccole di Pescara. Stefano Civitarese. Noi pensiamo di fare di Pescara una grande città dell'innovazione, una capitale del Medio Adriatico, una città dell'innovazione soprattutto per i giovani e per il lavoro, che è quello che soffre maggiormente nelle nostre aree, e quindi per noi questo è un primo passaggio che favorisce l'idea di una vera grande città. Carlo Costantini. Una grande città esiste già, i cittadini non percepiscono i confini che separano le istituzioni comunali di Pescara e di Montesilvano piuttosto che quelle di Spoltore e di Pescara. I cittadini non tollerano che ci siano confini istituzionali che in un momento come questo, in cui la vita sociale, economica di una comunità che ormai è una, si sviluppa tutta in termini unitari. Mirko Iacomelli. La Grande Pescara sì, va bene, però bisognerà vedere come si farà. È chiaro che Pescara, Spoltore e Montesilvano, ognuna di queste città ha delle problematiche diverse. Poi chiaramente anche il discorso di cambiare i nomi alle vie, sono tutte cose che si possono tranquillamente risolvere. Carlo Masci sul tema Grande Pescara. Sono assolutamente convinto che il prossimo sindaco debba realizzare la Grande Pescara, perché sostanzialmente già esiste, non soltanto in termini territoriali, ma soprattutto in termini di servizi, perché Pescara è una città che già eroga servizi per circa 300.000 abitanti. Non dimentichiamo che a Pescara ogni giorno entrano 100.000 macchine, soltanto da Montesilvano ne arrivano circa 40.000, è una città che è soffocata dalle tante attività che si svolgono sul proprio territorio. Marinella Sclocco. Di fatto per la gestione non solo del mare e del fiume, ma anche di tutti i servizi, l'hanno detto anche gli altri, i servizi del trasporto, i rifiuti, i servizi legati alle politiche sociali che vanno fatti prendendo fondi europei che ti in qualche modo quasi obbligano a concordare i servizi tra ambiti, di fatto fanno sì che l'area metropolitana sia molto più ampia di quella dei confini della Grande Pescara. Oggi il punto non è Grande Pescara sì, Grande Pescara no, esiste una legge regionale e a meno che il Consiglio attuale regionale non la cancelli, di fatto sarà una realtà. Gianni Teodoro. Ci vorrà molto acume e molta attenzione, bisognerà riscrivere le regole, per riscrivere le regole bisognerà ridisegnare un piano regolatore attento, puntuale, che tenga conto del nuovo sistema viario e quindi della nuova viabilità, delle nuove infrastrutture, ma soprattutto di collegamenti a modo integrazione. Cioè la Pescara policentrica di cui abbiamo parlato prima non può essere non considerata nel territorio di Spoltore e di Montesilvano, altrimenti creeremmo due grandi quartieri dormitori.